Buongiorno a tutti, vicini e lontani. Vi saluto a nome della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e anche a nome personale. Sono il generale Franco Cravarezza, presidente dell'Associazione Amici della Biblioteca Nazionale Universitaria. Un grande benvenuto in questo auditorium a chi è presente a inaugurare la zona bianca. Siamo in fascia bianca finalmente e possiamo avere una speranza, vedere un tunnel lontano di passare una buona estate. E saluto i tanti lontani che spero siano in contatto con noi per godere con noi, per essere protagonisti con noi di questa bella giornata. Ecco, vedete nell'immagine noi quest'anno la Biblioteca Nazionale Universitaria compie 300 anni, 300 anni dall'istituzione, 25 ottobre 1720, e 3 anni di trecentenario perché è stata inaugurata poi nel 1723. E quindi vi porto di cuore il saluto del direttore, il dottor Guglielmo Bartoletti, che tramite mio vi porta i saluti di tutta la biblioteca e di tutti quelli che ci lavorano. E la nostra biblioteca, voi vedete, è stata istituita da Vittorio Amedeo II e, importante, questa è la prima biblioteca pubblica a favore sì degli studenti universitaria, ma a favore di tutta la collettività, ed era l'unione di tre biblioteche: la biblioteca ducale, che essendo diventato regno nel 1720, eravamo già diventati regno di Sardegna, aveva donato quindi la sua biblioteca ducale alla città, unendola a quella della comunale, a quella della città e a quella dell'università. Quindi era un'unione di biblioteche ed è diventata la prima biblioteca pubblica e poi dopo la prima biblioteca nazionale dopo l'unità d'Italia. Ci fa piacere che questo trecentesimo sia vicino ad un altro importantissimo come il settecentesimo di Dante. Quest'anno, il 2021, è importante per questa celebrazione che tutta l'Italia, ma penso tutta l'Europa e tutto il mondo si unisce a noi a fare. E proprio per questo a Torino, come in Italia, ma a Torino in particolare, si è realizzata una grossa collaborazione tra un comitato scientifico della Società Dante Alighieri, comitato di Torino, che fa parte di quello più ampio nazionale, quindi partecipa a tutte le iniziative di quello nazionale, che assieme all'Associazione Amici della Biblioteca, assieme alla Biblioteca, assieme oggi al Centro Italiano di Filatelia Tematica, danno origine a questa prima iniziativa, una prima di tante altre che si svilupperanno a livello nazionale e internazionale, proprio per ricordare questo momento importante, questa celebrazione importante, questa data importante della nostra arte, della nostra cultura, della nostra lingua italiana diffusa in tutto il mondo. E insieme a questo la Biblioteca Nazionale si fa promotrice della prima di queste iniziative che qui a Torino di livello vengono fatte per il settecentesimo anniversario. In particolare si unisce, come abbiamo visto, alle Poste Italiane, al Centro Italiano di Filatelia Tematica, per presentare questa mostra, La vita, la commedia di Dante attraverso la filatelia. Il racconto, poi ve lo racconteranno loro, non vado a introdurre cosa diranno, ma è sicuramente, ecco, quello che potete prendere di bello da questo è la sinergia, cioè non è una cosa di uno, di pochi, ma di tantissimi, che hanno creato questo mondo diffuso filatelico di Dante. Non poteva che essere così, d'altro canto. E la biblioteca si mette in mezzo anche per dare una mano a questo importante evento, perché anche la biblioteca, come vedete, per quanto riguarda gli scritti danteschi, ha radici antichissime. Pensate, ancora prima che nascesse la biblioteca, perché facevano già parte alcune di queste di quella che era la biblioteca ducale
di cui vi ho accennato all'inizio. E pertanto molti fondi sono pervenuti alla biblioteca già in quella sede iniziale proprio della sua, e altri sono venuti avanti, sono cresciuti poi nel tempo, perché altri sono stati donati o comprati nel tempo. Pertanto un grande patrimonio che ha il suo principale, chiamiamolo così, esemplare in una Divina Commedia di metà del XV secolo, 1487, che è realizzata a Brescia ed era una delle prime realizzazioni a stampa in Europa, tra l'altro, e ci fa piacere, tra l'altro, che sia proprio realizzata in lingua francese per di più, e che quindi ancora di più ci avvicina a quello che è il mondo europeo. E allora vediamone alcune immagini così velocissime per poi lasciarvi, perché tra l'altro è fatta in eleganti xilografie a piena pagina. Guardate queste immagini straordinarie del 1487 altre produzioni sempre dantesche della biblioteca. Vedete quest'altra produzione, vedete quest'altra anche molto significativa, molto bella. Ecco, queste le troverete anche all'ingresso proprio della nostra mostra, a significare questo rapporto importante tra quello che è la filatelia e quello che è il mondo della cultura e dell'arte, e in questo particolare della biblioteca. Ne troverete anche alcune che sono un po', diciamo, bruciacchiate. Ecco, queste che vedete in questa immagine, di alcune di quelle che vi verranno presentate, riportano un momento importante della nostra biblioteca, 1904, dicembre del 1904, quando era ancora nel palazzo dell'università, in via Po, e un grave incendio nella notte sconvolse la biblioteca, l'ultimo piano della biblioteca, dove erano conservati proprio i reperti più antichi, i libri più antichi, e quasi un terzo di quello che era il valore, il patrimonio antico della biblioteca, bruciò in quell'occasione. E tanti vennero salvati buttandoli dalla finestra, naturalmente. E poi la biblioteca, ecco qui ne vedete alcune tracce di quelle che purtroppo è rimasto di quel danno. E la biblioteca, proprio in occasione di questo, costituì il primo laboratorio di restauro nazionale, pensate, dal 1904 in avanti, e ha recuperato tutto quello che ha potuto di questo materiale che si era bruciato. Però mi fa piacere ricordarlo proprio in questo momento che abbiamo detto di sinergia fra tutti, che questo antico laboratorio di restauro ha avuto anche il sigillo da parte di tutto il mondo, che vedendo l'immane disastro che era successo si commosse, e la generosità mondiale arrivò a portare ben 17.000 volumi a questa biblioteca, aggiungendosi ai tanti che erano dati, proprio per integrare quella che era stata quella collezione, quel patrimonio in parte distrutto dal fuoco. Allora, questa cultura del dono è diventata quasi una biblioteca all'interno della biblioteca. Perché dico questo? Perché quando verrete, o potremo andare a vedere la nostra mostra, e voi da lontano che verrete a trovarci, perché siamo fino al 15 settembre, quindi abbiamo tempo per poterla vedere, a fianco di questa mostra filatelica potrete vedere il primo laboratorio di restauro e la sua storia, e questi libri, questi 17.000 libri, saranno raccontati in questa storia, a legare insieme questa cultura di libri, di arte e di filatelia insieme. Pertanto siamo arrivati io alla mia fine, adesso lascio la parola a chi vi spiegherà nel dettaglio questa bellissima mostra, e pertanto lascio la parola al dottor Paolo Guglielminetti e alla dottoressa Federica Giallo Lombardo. Prego a voi, buona giornata. Premetto che non ho il pulsantino per... Ah, ok, grazie. So che è molto bello, Ok, quello sotto. Quello sotto? No? Sì, quello sotto. Ok. Io sono stata chiamata qui dal dottor Saccani, che ringrazio anche se non è presente,
per parlarvi della tradizione figurativa della commedia, quindi di una tradizione, per quanto ci riguarda, più legata al contesto del libro e del disegno d'autore, che ha bisogno di una capacità di riflessione storico-artistica. Ed è necessario per comprendere gli stratagemmi illustrativi realizzati nel corso della storia, quindi non solo per la filatelia, ma anche, no, per i dipinti, per le stampe che vedrete anche in mostra, quanto ho potuto ammirare. E ho selezionato degli esempi per me significativi. Io vengo da un ambiente che è quello della filologia, in particolare filologia dantesca, e gli esempi sono ovviamente innumerevoli, ma per questioni di tempo bisognava andare procedere abbastanza velocemente. E ho selezionato gli esempi per me più significativi dalle origini a oggi, con una piccola sorpresa sul contemporaneo, che vedrete. Allora, si parte dal manoscritto Egerton 943-943, che è conservato presso la British Library di Londra, è databile dal 1335 al 1340. Interessante la data perché Dante è morto poco prima, quindi già si minia un testo della commedia, cioè un testo degno di una miniatura e di un commento. Era già considerato un caposaldo della letteratura e Dante era mancato nel 1321, quindi veramente pochi anni prima. Infatti, il manoscritto Egerton è un libro da banco, scritto in littera textualis. Il libro da banco era un libro utilizzato dai dotti, era un libro che doveva accompagnarsi anche a un commento, era il libro delle scritture e dei grandi classici. Questo per dire che già Dante si accostava ai grandi classici del tempo, a quelli che erano considerati capisaldi della letteratura. Contiene il commento di due esegeti, anonimo lombardo e anonimo teologo. Questo è interessante perché addirittura due mani hanno voluto commentare la commedia, quindi c'era proprio l'esigenza di commentarla e di comprenderla per la portata e l'importanza del testo. E il miniatore è il famoso maestro degli antifonari padovani, chiamato così perché è anche autore di un antifonario De Nocte conservato a Padova e quindi prende il nome da lì, e conserva ben 253 miniature che possono essere più o meno grandi, tabule picte più o meno grandi, con variabile configurazione, addirittura delle volte a forma di L, proprio per prendere al massimo lo specchio della scrittura, cioè contornare il più possibile le pagine dall'immagine, come se l'immagine fosse quasi più importante del testo. Perché? Perché aiutava a capirlo e a comprenderlo. Il volume si apre con il frontespizio del primo canto dell'Inferno. E qui ho annotato due cose molto brevemente, per farvi capire come, no, da una miniatura, seppur piccola, di un manoscritto si possa comprendere come i contemporanei leggessero Dante. Qui c'è la scena di Dante che si addormenta alla sinistra, no? Dante nel suo letto, in questa struttura architettonica che riprende anche un po' quelle di Giotto, è un espediente per dividere i momenti di una scena. E subito dopo lo stesso Dante, quindi ripetuto, che si appropinqua nel suo impervio cammino verso la selva oscura. Qui che cosa possiamo capire? Che il copista e il miniatore del manoscritto Egerton avevano un'idea della commedia come una suddivisione, quindi una consapevolezza molto moderna, se volete, di Dante Autor, quindi il Dante autore della commedia, e il Dante Agens, quindi il Dante personaggio. Quindi già li suddividevano. E non solo, l'idea che Dante stia dormendo, che informazione ci dà? Ci dà l'informazione che il poema era visto come una visio insomnis, quindi una visione, il resoconto di un sogno, che era tipico, perché non è una cosa nuova nella Bibbia, nei Vangeli. Io penso al sogno di Giobbe, era, come dire, un topos della letteratura che i lettori potevano comprendere. Quindi guardando quell'immagine, i lettori potevano subito associare la Divina Commedia ai resoconti dei sogni di epoca cristiana.
E questo è molto interessante perché appunto dà una lettura un pochino più approfondita della mera descrizione dell'immagine. Poi più in là c'è il frontespizio del purgatorio. Il frontespizio del purgatorio ha due caratteristiche principali. Dante allo scrittoio nell'iniziale Percorrer miglior acque, che è un'iniziale abitata, viene chiamata così. Quindi all'interno della pancia della P viene illustrato, viene definito Dante allo scrittoio, che sta scrivendo la commedia. Ma la cosa interessante è la miniatura, il riquadro soprastante. Cosa c'è? Dante sopra un veliero molto sontuoso, che dovrebbe essere la metafora della navicella dell'ingegno. Lui stesso scrive appunto della navicella dell'ingegno, ovviamente metaforico, no? Come dire, la mia mente ripercorre come un veliero, come un vascello nelle acque, i fatti di allora che mi presento. Il miniatore qui ha voluto proprio esplicitare la metafora, quindi l'ha messo letteralmente sopra un veliero, anche per un altro motivo, quindi non solo per la metafora in sé, ma anche perché nella tradizione medica araba, che era già in voga nel 200, il cervello era descritto come una barca, dove la parte, diciamo, della prua era abitata dalla virtus immaginativa, quindi l'immaginazione abitava la prua. La virtus cogitativa, quindi il pensiero, la parte di ragionamento, risiedeva nella parte mediana della nave, e infine la memoria si affacciava alla poppa. Quindi che cosa ci sta dicendo il miniatore, dato che Dante è sulla poppa a scrivere? Che lui sta ricordando la commedia. Quindi altra interpretazione. Nel manoscritto Egerton, quindi nel 1335, si pensava, si credeva che Dante avesse avuto una visione in sogno, una visione ascetica, una visione profetica, e che si appropinquasse a scriverlo per tutti noi in maniera esemplare, ricordando quello che aveva visto. E infine, sempre dell'Egerton, in frontespizio di Paradiso 1, conferma questa lettura, perché abbiamo nella L della gloria di colui che tutto muove, quindi del primo verso del Paradiso, Dante inginocchiato a pregare verso Cristo in gloria con la schiera angelica. Una particolarità dell'Egerton è che è stato il primo ad accostare per immagini Dante a Cristo, Dante alla divinità. Prima non si era mai fatto. Ma al di là di questo c'è un'idea di autobiografismo, quindi. Cioè Dante, esemplare dell'umanità, un uomo qualunque, come diceva Contini, un uomo qualunque che rappresenta tutta l'umanità al cospetto di Dio, ed era quello che si auspicava anche Boezio, perché Boezio diceva che il fine ultimo dell'uomo era levare lo sguardo verso il cielo e che il racconto di vita, di espedienti di vita del singolo poteva essere didattico, propedeutico per il miglioramento degli altri. Quindi di fatto inaugurava il genere dell'autobiografia. Quindi molto, molto, molto avanti Dante. Andando avanti, ho selezionato invece il campione della miniatura del tra 4 e 500, anche se è stato poi ripreso durante il 600 perché il committente è morto, purtroppo, ed è il manoscritto Urbinate Latino 365, conservato alla Biblioteca Apostolica Vaticana. E del 1477-1482, è stato ripreso fino al 600, è stato redatto tra Ferrara e Pesaro, quindi ovviamente fuori Firenze. La cosa interessante è che questa era la commedia personale di Federico da Montefeltro, quindi il duca d'Urbino, una delle corti più importanti dell'epoca. E la cosa interessante di queste 110 illustrazioni è che si può notare subito che sono incorniciate da un'architettura all'antica, con clipe istoriati e con decorazioni a bianchi girari. Erano decorazioni tipiche di un gusto umanistico, rinascimentale, quindi che riprendeva i suoi modelli dall'antichità classica. E infatti, se avete notato, rispetto alle miniature dell'Egerton, questa già appare totalmente chiarificatrice e ricca di proporzioni perfette, dei colori più brillanti e anche più affine forse al nostro gusto.
E questa chiave di lettura umanistico-rinascimentale era pesantemente orientata, quindi cancellava tutta l'idea visionaria e apocalittica che Dante invece coltivava come uomo del Medioevo, e lascia un'interpretazione diversa, cioè l'esperienza puramente intellettuale ambientata in un contesto di ragionamenti raffinati e dotti. Il fine ultimo della commedia nel Cinquecento era quello di aiutare l'uomo a realizzare appieno il proprio destino, come diceva Pico della Mirandola ai tempi, l'uomo è artefice sovrano del proprio destino. E quindi giustamente la commedia è tutta letta sull'ottica di questa visione, che di fatto è rinascimentale, no? Qui ho fatto un esempio, no? Qui c'è il diciassettesimo dell'Inferno, il canto diciassettesimo alla vostra destra, e quello dell'Urbinate, quindi quello appunto rinascimentale, mettiamolo così. Come vedete, di inferno qui non c'è nulla. C'è questo Gerione, che sembra un tritone scolpito, quasi michelangiolesco, che porta in placide acque i due protagonisti, i due pellegrini. Di contesto infernale c'è ben poco, sembrano quasi delle colline più che dei monti, il cielo è terso, la scena è idilliaca. Dall'altra parte abbiamo invece una miniatura sempre di Gerione, cioè sempre sul tema di Gerione, sempre del diciassettesimo dell'Inferno, che è una commedia di Alfonso d'Aragona, risale al XV secolo, e come vedete qui invece c'è la differenza rispetto a quello che Dante probabilmente intendeva. Cioè Dante era molto più simile come visione alla destra, alla commedia di Alfonso d'Aragona, ma nel Cinquecento non era quello il punto, non era quella la finalità della lettura della commedia, e quindi serviva un corredo iconografico che fosse all'altezza di un nuovo ragionamento, che era un ragionamento anche storico-artistico di simmetria e perfezione, un locus amenus diremmo noi. E infatti, anche qui, miniature del Purgatorio, sempre dell'Egerton, come vedete i colori sono chiari, le proporzioni sono perfette, c'è veramente l'idea di locus amenus, quindi di un luogo idilliaco, paradisiaco, prima ancora di arrivare in paradiso, e ho rubato infatti le parole di Panofsky per descrivere questa tendenza a raffigurare delle scene che ancora non erano paradisiache, quindi ancora non si potevano attenere a una simmetria perfetta, dicendo appunto uno spazio totalmente razionale, finito e omogeneo, quindi perfetto, puramente matematico, che ignora il
Vasari descrive mediocre e utile solo perché ha tradotto i disegni di Botticelli, se no era pure inutile da citare. Ed effettivamente il risultato fu mediocre, vi consiglio poi di andare a vedere, e sono veramente disegnati male, quindi incredibile come un disegno di Botticelli poi venga tradotto in quella maniera. Invece le altre due che cito un pochino più sentitamente sono la commedia con la nuova esposizione di Alessandro Vellutello e il Dante di Federico Zuccari, Dante istoriato. Come sempre in filologia ogni parola non è messa lì a caso, ogni scelta è a sacrificio di innumerevoli altre scelte che si potevano adottare. Quindi non a caso uno è la nuova esposizione di Alessandro Vellutello e l'altro invece è Dante istoriato, e vedremo perché. Allora, la commedia di Dante Alighieri con la nuova esposizione di Alessandro Vellutello è considerata la prima vera edizione moderna di Dante, e la sua particolarità non sono tanto le 87 xilografie realizzate perfettamente in maniera impeccabile, quanto il fatto che l'autore dei disegni preparatori e delle idee nelle illustrazioni è lo stesso commentatore, quindi è lo stesso Alessandro Vellutello. Cosa è successo? Nasce perciò la figura dell'autor intellettualis, che oggi noi diremmo la figura del curatore. Cioè, Alessandro Vellutello è stato il primo curatore delle illustrazioni della commedia. Prima i miniatori facevano da loro sulla base del commento che gli davano da consultare. Qui invece il commentatore si fa anche artista, quindi entra nella fucina, nella mente dell'incisore, del disegnatore, e apporta le scelte figurative che lui desidera. Tanto che per lui queste incisioni sono delle glosse aggiuntive rispetto al testo che lui aveva scritto con il commento. E lui stesso dice che qualora laddove la spiegazione verbale non sarà sufficiente, il disegno supplirà, lo dice nella premessa. E infatti il disegno è addirittura più carico di informazioni del commento. È interessante questo perché nessuno lo aveva fatto prima, nessuno aveva messo in primo piano un commento per immagini. Il commento era da sempre quello testuale a primeggiare, invece lui ha fatto esattamente il contrario. È per questo che si chiamano più glosse visualizzate che incisioni tout court. Altra cosa particolare da segnalare è che il punto di vista per ogni cantica cambia. Cioè lui da curatore dell'edizione, studiando Dante, commentandolo, compulsandolo, comprese che il punto di vista dell'illustrazione doveva cambiare. Quindi cosa succede? L'inferno è sempre reso come un cerchio tagliato come se tagliasse un girone, quindi una sezione, e visto dall'alto verso il basso, come se aprissimo un formicaio, no? Lo apriamo e da sopra guardiamo il brulicare dei mostri e degli avvenimenti. Questo era anche un intento programmatico, perché con questo punto di vista, Vellutello sottintendeva dire che Dante, il punto di vista di Dante, era in un certo senso superiore a quello delle anime peccatrici che risiedevano nell'inferno. Il Purgatorio invece ha un punto di vista con una visuale appunto a vista d'uomo, normale, a normale altezza, perché doveva dare l'idea di ascesi, quindi di monte, e perché il Purgatorio è il regno più terreno che ci sia, ovviamente, tra i tre, no? E infine il paradiso era sempre a sezioni, come abbiamo visto anche per l'Urbinate con i vari pianeti, ma questa volta Dante era inferiore rispetto alle anime che vedeva, e quindi la visuale è dal sotto in su. Queste sono tutte piccole caratteristiche che lì per lì possiamo notare e ci fanno sorridere se apriamo un'edizione, ma in realtà modificavano completamente il modo di vedere e di considerare Dante e il testo. Quindi sono veramente delle testimonianze necessarie affinché si capisca per ogni secolo come veniva considerata la commedia. Ovviamente
se prima avevamo il commento, il commentatore che si faceva artista, adesso facciamo un passo successivo e abbiamo l'artista che si fa commentatore, quindi il contrario. Federico Zuccari, infatti, è il primo a riflettere sull'idea di edizione d'autore, quella che noi oggi chiamiamo anche edizione d'artista, non libro d'artista, quello considerato, fatto e finito, delle volte addirittura anche rilegato da uno stesso artista, senza un curatore, senza un editore, per forza, eccetera, eccetera. Quindi lui è stato il primo a pensare a un'edizione d'autore, e l'edizione d'autore ovviamente non ha più le immagini ancillari al testo, ma le immagini che contengono il testo e che sono la prima cosa che si deve vedere. Infatti, Zuccari affida ai suoi disegni il compito di raccontare per intero la storia narrata nel poema e ritaglia e dispone le parole di Dante nei cartigli, all'interno delle immagini, vedete dei cartigli, dove ci sono parti intere di commedia selezionate da lui, e poi nella pagina bianca che fronteggiava questi disegni, i commenti che lui prendeva un po' da altri commentatori e sue annotazioni personali. Interessante in questo senso un'annotazione personale, personalissima, che ha cambiato completamente la sua visione della Selva Oscura e di quel momento di Dante, no? Dante dice nel mezzo del cammin, no? Quindi a metà della nostra vita, a metà del percorso. Zuccari rappresenta Dante giovane, incredibilmente giovane. E nel margine inferiore sinistro del primo dell'inferno lui scrive gioventù male incamminata, quindi già dà una sua, come dire, un suo giudizio sulla faccenda. E poi nella carta che fronteggia questo primo disegno scrive: finge Dante nel mezzo del cammin della sua vita ritrovarsi in una selva oscura, cioè come adolescente trovarsi inviluppato fra i piaceri mondani, i quali deviano sempre gli uomini dalle virtù. Questo, a parte il fatto che è un giudizio morale ed esegetico incredibile, se si pensa a un artista che osa commentare la Divina Commedia, e in più giustifica il fatto che lui, come per metafora, renda poi nei suoi disegni Dante giovane. Quindi interessante vedere, no, come si giustifichino le scelte d'autore, le scelte d'artista. Passiamo ai cicli danteschi. I cicli danteschi non sono più appunto edizioni come le immaginiamo noi, come le abbiamo viste fino ad adesso, ma è un passo ulteriore. Cioè, più di 200 anni dopo l'edizione di Zuccari, che comunque aveva già inserito l'idea di autore che interviene, la tradizione del Dante figurato rinasce in due maniere, cioè con due caratteristiche diversissime rispetto a prima. La prima caratteristica è che non rinasce in Italia, ma rinasce in altri centri d'Europa, quindi in Francia e in Inghilterra, soprattutto in Inghilterra. E la seconda caratteristica è che non si continua a illustrare dando un'interpretazione complessiva la commedia, quindi da lui nella selva oscura, lui che vede Dio, eccetera, eccetera, con tutte le scene che conosciamo, eccetera, ma si dà spazio alle cosiddette storie seconde. Le storie seconde sono quelle complementari alla storia prima, cioè al viaggio di Dante. Una storia seconda più famosa è Paolo e Francesca. Paolo e Francesca è la storia seconda che più ha avuto successo proprio grazie a questo periodo qui, dal Settecento in poi. E infatti Paolo e Francesca fu rappresentato da Schaeffer nel 1835 la prima volta, inaugurando una stagione fortunatissima per l'illustrazione dei due amanti, che prosegue tuttora. La stessa cosa hanno fatto per esempio Fuseli o Reynolds per il conto Ugolino, quindi la vicenda del conto Ugolino, così straziante, così macabra, aveva attirato l'attenzione a tal punto che ci si dedicò solo a una serie di dipinti su quel personaggio, tralasciando il viaggio della commedia. Ma nonostante le tendenze fossero queste, e noi ne abbiamo testimonianza ovunque nei musei, no, di queste storie seconde, c'era chi ancora voleva in qualche modo illustrare dall'inizio alla fine la commedia,
pur senza avere un piano editoriale, quindi con la massima libertà d'artista possibile. E sono loro tre: William Blake, John Flaxman e ovviamente Gustave Doré, che neanche commento più in giù perché non ne possiamo più. William Blake e Flaxman, tra l'altro, erano amici tra di loro, e Flaxman convinse Blake a illustrare la commedia. Vabbè, piccola parentesi. Comunque, il percorso dantesco, quindi, era diventato personale, era a libera appropriazione dell'artista. Ed è per questo che si parla di cicli e non di tavole, perché sono cicli ispirati un po' a Storie Seconde, un po' al viaggio di Dante, un po' venivano uniti i passaggi, non è più così, no, didascalica l'illustrazione. Il corredo iconografico non corrisponde più a una fedeltà testuale. E questo si vede bene, lo potete vedere da questi, diciamo, lacerti che ho lasciato qui. Quelli in bianco e nero sono di Flaxman, neoclassicismo proprio a gogo, e gli altri invece sono nati dal visionario misticismo di Blake, che era molto debitore anche poeticamente a Dante, ma che non condivise tutto il percorso teologico di Dante, e infatti apporta delle modifiche significative. Noi diremmo oggi che sbaglia le tavole, ma in realtà erano interpretazioni che volevano ridare un nuovo significato a delle vicende. E faccio solo un brevissimo esempio off topic rispetto a quello che avevo pensato. Se voi andate a vedere l'acquerello di Blake con Paolo e Francesca, e quindi i Lussuriosi, vi accorgerete che i Lussuriosi non sono per niente sbattuti dalla bufera infernale, sono quasi danzanti all'interno di un flusso d'aria che sembra molle, sembra calmo, e Paolo e Francesca sono all'interno di una mandorla piena di luce, come si definiva Cristo, che usciva da questa mandorla piena di luce quando si visualizzava, si concedeva allo sguardo umano. Quindi Blake vuole dare un'interpretazione positiva dei Lussuriosi. Perché? Perché per Blake l'amore carnale, l'amore della lussuria, era il preambolo, la condizione sine qua non per l'amore invece emotivo, spirituale. Quindi questa è una rilettura che noi oggi diremmo sbagliata, ma per Blake era più che consona. Quindi di nuovo ogni epoca, no, legge Dante alla sua maniera. E poi passiamo alle edizioni d'autore nel Novecento, altra terminologia non a caso, edizione d'autore, di nuovo come aveva detto Zuccari, l'idea dell'edizione d'autore, cioè l'autore che comanda sul testo, l'autore che prende le redini e decide come collocare il testo, come rappresentarlo, cosa rappresentare, cosa lasciare frammentario. E qui ci sono ovviamente degli esempi eccelsi come quello di Dalì, che comunque non è stata la sua più grande opera, se posso permettermi. Invece è stata una delle più grandi opere di Guttuso, se posso permettermi, e così anche Amos Nattini, che è l'immagine che vedete in basso, quella centrale è di Guttuso, quella in alto è di Dalì. Queste, poi Mimmo Paladino, Domenico Ferrari, queste serie di disegni che poi sono diventate effettivamente delle edizioni, non erano per forza nate anch'esse, come quelle dell'Ottocento, come edizioni. Infatti, l'idea di edizione d'autore per Dante è riassumibile così: soggettività assoluta, ricorso a sistemi simbolici personalissimi, quindi avulsi anche da Dante, attualizzazione sul piano iconografico, ma quello l'hanno fatto sempre tutti, sperimentalismo formale, non sempre chiaramente decodificabile, originalità nel distinguersi rispetto alla tradizione pregressa e ovviamente fedeltà al testo quasi non pervenuta. Addirittura io leggo una testimonianza di Guttuso che diceva: io devo sentire nel mio presente quella parte di cuore umano che non muta, quindi per capire Dante dovevo rifarmi al mio presente. Anche io avevo il mio ladro a cui pensare, il mio maestro, il mio pigro Belacqua e la mia peccatrice d'amore, tanto che lui poi al posto di Alessandro Magno e Attila nel suo inferno mette Mussolini e Stalin. Quindi proprio un'attualizzazione totale
che non si era mai vista fino ad allora, con i suoi personaggi, il suo inferno. In psicologia si potrebbe parlare di transfert di identificazione, cioè che gli artisti del Novecento vogliono diventare, vogliono essere Dante. Si mettono non solo nei panni di Dante, ma vogliono proprio essere Dante, si comportano come Dante. Ecco perché Guttuso mette i suoi peccatori, perché ormai è diventato lui Dante, è lui che scrive e illustra la Divina Commedia. E ora passiamo alla parte che volevo che arrivasse, infatti, cioè la Divina Commedia da me curata, con le illustrazioni di Agostino Arrivabene. Verrà edita per Apax Editore ed è uno dei tantissimi progetti, l'unico editoriale, se non erro, promosso dal Comitato Dante 700, quindi dal Comitato per gli Anniversari Danteschi. E come si costruisce, come si crea una Divina Commedia del futuro? Noi continuiamo con sperimentazioni a chiedercelo. E questa è una parte della Selva dei Suicidi, realizzata appunto da Agostino Arrivabene. E sotto ho messo tre punti che per me sono fondamentali. Il primo è l'idea di concertazione. Tutta la storia che, insomma, vi ho propinato prima serviva per questo, perché io ho preso un po' da tutti i maestri che mi hanno guidato nello studio filologico, ho usato l'idea di edizione d'autore di Zuccari, ho preso l'idea di autor intellettualis, quindi di curatela dal Vellutello, quindi l'idea di concertazione, di un curatore che aiuta nella disposizione dei personaggi, nell'esegesi del testo, l'artista. La prospettiva in prima persona, che abbiamo preso anche da molto Novecento, perché adesso noi siamo Dante. Nel Novecento l'artista era Dante, ma oggi noi lettori siamo Dante. Quindi il punto di vista non è sempre soggettivo. Noi non stiamo ritraendo Dante, non si vedrà Dante, saremo noi Dante. E il punto di vista è quello. E poi un apparato iconografico rinnovato che guarda comunque la tradizione pregressa, ma cerca di rimanere attuale e saldo sui tempi che corrono oggi. Ho messo altri due esempi. Questo è il Purgatorio, è l'ottavo del Purgatorio. Prima ve ne ho fatto vedere uno molto più colorato, che era quello dell'Urbinate Latino. Questo invece è molto più estatico. Ed è molto più vicino alla visione dantesca in questo caso, però ovviamente la pareodolia, come vedete, è tipica invece di Agostino Arrivabene, quindi è una commistione tra il riferimento all'antica tradizione e il contemporaneo che si affaccia anche tecnicamente e cromaticamente. Concludo proprio, questa è l'ultima, con qui non so se si veda bene da dove siete voi, perché da qui si vede malissimo, ahimè, con il terzo canto del Paradiso, l'incontro con Piccarda Donati, il cielo della luna. Voi l'avete visto prima, era un tondo, noi l'abbiamo, come dire, dispiegato, e anzi, per rendere questo effetto cromatico abbiamo studiato gli opali, quindi tutte le strutture degli opali al microscopio, per rendere queste velature leggerissime di tempera. E l'anima di Piccarda Donati, non so purtroppo quanto si veda, comunque è inscritta in questo fascio di luce, c'è, è descritta, e ha i tratti delle Madonne gotiche, quindi Madonne sofferenti, per riprendere la storia tormentata di quell'anima, che adesso ovviamente è serena, ma che rimane all'occhio umano ancora con una sorta di cicatrice del passato, che è la cicatrice della vita terrena. E ho concluso con questa citazione di Ugo Ojetti, che dice: illustrare Dante significa per un artista, se è artista, illustrare prima di tutto se stesso, la propria anima, fede e gusto, e poi quelli del tempo in cui vive, e poi forse alla fine illustrare Dante. E ho finito. Aspetta che ti do il pennino. Ok.
grazie a Federica Giallombardo per questa dotta introduzione che abbiamo voluto insieme al dottor Saccani e agli amici della biblioteca, perché ovviamente quello che vedrete adesso sono piccole miniature che provano a riprodurre qualcosa di Dante, qualcosa della commedia. Posso togliere la mascherina, ma non sono, sono più o meno riuscite in questo intento, no? E proviamo a vedere un po' rapidamente, prima come introduzione alla mostra, che cosa è avvenuto come opera delle amministrazioni postali per ricordare Dante e la sua opera. Quindi vi racconterò un attimo che cos'è il francobollo, per chi non lo conosce, perché ha un potenziale comunicativo importante, che cosa è stato fatto per ricordare Dante attraverso i francobolli, l'uso del suo ritratto, che spesso è diciamo, l'elemento che contraddistingue molte delle carte valori postali emesse, ma anche il tentativo di rappresentare la commedia attraverso il racconto di qualche missione più importante, per ricordare poi alla fine che oltre ai francobolli altro materiale postale è stato nel tempo emesso, sempre con riferimento al nostro grande poeta. Mi piace iniziare, perché ovviamente abbiamo visto quanto è importante il tema dell'iconografia per un'opera come la Divina Commedia, ma in generale il francobollo, pur nelle sue dimensioni ridotte, ha un potenziale comunicativo, ha sempre avuto un potenziale comunicativo molto importante, non sempre raccolto e analizzato come tale dagli studiosi, dai critici d'arte, dagli studiosi di storia dell'arte. Spicca da questo punto di vista Federico Zeri, che nella sua Storia dell'arte italiana scrisse un saggio, anche pubblicato ormai separatamente, I francobolli italiani, grafica e ideologia dall'origine del 48, in cui ricorda come il francobollo stesso possa essere proprio valutato e giudicato in termini artistici, perché è una combinazione di illustrazioni, di simboli, attraverso un oggetto che lui definisce il mezzo figurativo più stringato e concentrato di propaganda, quasi un manifesto murale ridotto ai minimi termini, dal quale il substrato sociale e politico si rivela con estrema chiarezza e pregnanza. Ed è anche il mezzo figurativo di propaganda più capillarmente diffuso sia nei diversi strati della società, cioè a livello locale, sia in senso orizzontale per i suoi destinatari situati in un sistema terminale che ignora distanze e frontiere. Cioè il francobollo, nell'epoca in cui la comunicazione avveniva soltanto essenzialmente attraverso la lettera, era il principale veicolo di comunicazione e di celebrazione da parte degli stati, e la sua grafica doveva testimoniare l'epoca e, diciamo, rafforzare il messaggio che si voleva trasmettere. Dante, da questo punto di vista, e la sua celebrazione non possono differenziarsi. Il presidente del Comitato Ravennate della Dante, nella prefazione del catalogo che curammo nel 2015 verrà riedito alla fine dell'anno con tutte le missioni di francobolli che ci aspettiamo quest'anno a celebrare Dante 700, scrive appunto che l'università di Dante e la sua opera poetica passano anche attraverso i francobolli, perché poi, come vedremo, è stata una celebrazione davvero universale. Dal 1921, anno della prima emissione, ne sono stati emessi moltissimi altri, in moltissimi casi da paesi non dell'area italiana, e quindi è interessante vedere che scelte iconografiche sono state fatte, cercando anche un collegamento con quanto raccontava la dottoressa Giallombardo, perché alcune di queste scelte ovviamente richiamano poi le opere che nel tempo sono state pubblicate per illustrare la Divina Commedia. Una breve statistica per capire quanti e quali francobolli sono stati fatti per Dante. Diciamo che
avuto Dante prima della guerra, della seconda guerra mondiale, una celebrazione esclusivamente italiana, quasi una decina di francobolli lo ricordano. Poi c'è stato il momento del 65-66 con le celebrazioni in tutti i paesi del mondo, quindi non soltanto l'Italia, ma moltissimi paesi, soprattutto dell'America Latina, grazie all'opera proprio della società Dante Alighieri, che si fece promotrice in tante realtà della necessità di celebrare il grande poeta, qualche missione più sporadica negli anni 70-80 e di nuovo un revival dopo il 1990. I colori identificano un po' i paesi e vedete come, adesso poi lo vedremo meglio, ad eccezione del primissimo periodo, e vedete già qualche francobollo, Stati Uniti, Germania, Monaco, ad eccezione del primo periodo questa celebrazione è sempre stata proprio universale. Se guardiamo complessivamente fino al 2015, prendo questa data perché è quella di riferimento del catalogo, su cui quindi abbiamo una statistica completa, qualcosa è già stato emesso anche successivamente, molti saranno emessi quest'anno, ci sono stati 78 francobolli su Dante, l'Italia ne ha emessi 22, una decina tra San Marino e Vaticano, segue Nord e Sud America con 18, qui uno dei francobolli dell'Ecuador del 65, 700 anni della nascita, come dicevo prima, un momento di importante celebrazione in tutto il mondo. Che cosa è stato utilizzato per celebrare Dante? La discriminante fondamentale è stata quella se scegliere la rappresentazione del sommo poeta, traendo l'immagine da note opere oppure diciamo facendola ridisegnare ex novo, magari ispirandosi a qualche opera, oppure l'utilizzo di immagini evocative della Divina Commedia. In qualche caso il testo stesso, più spesso immagini degli episodi più rappresentativi. E adesso entriamo proprio a vedere un po' più nel dettaglio qualche missione importante, non tutti i 78 francobolli per ragioni di tempo, ma qualcuna delle missioni più note. Partiamo dalla prima. Nel 1921, quindi siamo esattamente a 100 anni fa, si celebrava il sesto centenario della morte di Dante. La società Dante Alighieri promosse fortemente questa emissione e vedete in ogni francobollo in un cartiglio le iniziali SNDA che proprio ricordano la società nazionale Dante Alighieri. Fu incaricato del disegno Giuseppe Cellini, vennero stampati in tipografia. Federico Zeri giudica quest'opera, questi francobolli, di alta qualità ed efficacia per il fatto di alludere anche alla questione linguistica, perché da poco era stata fatta l'unità dei territori ex austriaci e quindi il fatto di fare riferimento esplicito alla questione linguistica, in particolare nel terzo valore da 40 centesimi mostrò ciò che poteva la lingua nostra, è un'allusione ai territori di lingua tedesca e slava da poco annessi che avevano dovuto adottare finalmente la lingua italiana. La società Dante Alighieri promosse la celebrazione, a differenza di altre sedi del regno non ha un sovrapprezzo, a volte avveniva che venisse imposto un sovrapprezzo per finanziare le attività, ma ricevette direttamente un congruo numero di queste serie per distribuirle e venderle in proprio. È uno dei rari casi questa emissione di un'emissione totalmente disegnata ex novo, cioè non riprendendo immagini da opere esistenti, anche se chiaramente ispirandosi a opere esistenti. Vedremo che più ci avviciniamo ai giorni nostri e più il ricorso all'iconografia esistente prevale sul ricorso a quello di disegnatori che operano, che realizzano loro il bozzetto. Nel regno ci sono altre missioni, c'è anche una serie intera dedicata alla società Dante Alighieri, ma ho selezionato questa
perché la ritengo di particolare interesse. Si tratta della serie del 1938, Proclamazione dell'Impero, che, come ricorda Zeri, riassume in 10 episodi o personaggi la storia d'Italia, ognuno commentato da un'appropriata frase di Mussolini, siglate dalla caratteristica M della sua firma, come potete vedere dell'inquadramento in alto. Mussolini è apparso pochissimo nei francobolli italiani, anche quando dominava, diciamo. Classicamente l'immagine della sovranità era rappresentata dal re. Uno dei casi in cui compare attraverso la sua firma è questo. Corrado Mezzana è considerato il più grande disegnatore di francobolli, una figura molto interessante. Ha disegnato francobolli del Regno e della Repubblica, è stato uno dei principali e più prolifici autori di francobolli proprio in epoca fascista, ma era anche una persona molto vicina ad ambienti vaticani, infatti disegnò molti francobolli per il Vaticano e pare che per questo motivo, diciamo, nonostante la sua opera fu fortemente a favore, diciamo, a veicolare il messaggio fascista nei francobolli, rimase a disegnare francobolli italiani anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, tra cui la celeberrima serie Italia al lavoro, l'ordinaria del 1950. In questo caso, vedete che insieme a Dante c'è l'Aquila e la frase di Mussolini, il più alto genio della poesia, con la firma M. Nei valori però per la posta aerea, quindi destinata all'estero, la frase di Mussolini non c'è, non si sa se per una scelta, diciamo, diplomatica o semplicemente compositiva. Corrado Mezzana era un disegnatore molto attento a comporre il francobollo nella sua completezza, quindi non soltanto l'immagine al centro, ma anche le scritte, le decorazioni, il valore di affrancatura, tutto era oggetto della sua opera. Dico questo perché poi è un tema di quanto l'artista incida nel disegno complessivo del francobollo che diventa interessante per quello che dirò più avanti. E arriviamo nel 65, molti francobolli vengono emessi, qui cominciamo a collegarci a quanto raccontava la dottoressa Giallombardo, perché la Divina Commedia diventa la protagonista per 3 dei 4 francobolli italiani. Tra l'altro l'Italia aveva appena acquistato il poligrafico, una macchina per stampa rotocalco a 4 colori, che gli consentono di utilizzare, di stampare proprio le immagini di antichi codici, come il Ledgerton della British Library, del francobollo da 130 lire, e il codice Urbinate della Biblioteca Vaticana del 40 lire, e anche di un altro codice della Biblioteca Marciana. La resa, diciamo, della stampa, soprattutto per i primi due valori, forse non è eccezionale per nitidezza. La macchina era nuova, fu la prima volta che fu testata. Sicuramente il francobollo di alto valore, che invece è monocromo, rappresenta un busto di Dante conservato al Museo Nazionale di Napoli, forse esteticamente risulta più riuscito nelle dimensioni della carta valore postale. I tre francobolli raccontano oltre che appunto rifarsi a codici, consentono di richiamare le tre cantiche della Divina Commedia: l'incontro con Farinata degli Uberti e Cavalcante Cavalcanti, il canto decimo dell'Inferno, la salita al settimo girone con l'angelo della castità dal Purgatorio, canto 27esimo, e Beatrice e Dante di fronte a San Pietro, appunto dall'Egerton, nel canto 24 del Paradiso. Quindi la prima volta e la prima emissione che richiama esplicitamente la Divina Commedia. San Marino ricorre proprio all'opera di Doré che Federica citava prima. Si tratta di illustrazioni che lui realizzò con grande successo, per cui ancora notissimo, pubblicate dal 1861 in poi, stampe in rotocalco e calcografia per le incisioni dell'immagine centrale, sicuramente una delle serie più riuscite di quelle emesse a ricordo di Dante, soprattutto della Commedia. Anche qui Caronte dall'Inferno, l'Aquila ghermisce Dante dal Purgatorio, San Giovanni dal Paradiso, canto 26esimo, e l'effigie di Dante che compare subito all'inizio nella controcopertina nell'opera a stampa di Doré.
Stranamente è stato il Vaticano l'unico che ha utilizzato le immagini di Gustave Doré, non le ha utilizzate, come vedremo tra poco, il Principato di Monaco. La Francia non ha mai emesso un francobollo per Dante per la Divina Commedia, vedremo se magari quest'anno sarà l'occasione. Il Vaticano invece sceglie proprio i disegni di Botticelli, però come mi faceva notare la dottoressa Gianlombardo ieri, in realtà ha probabilmente utilizzato quelli a stampa e non i disegni originali, quindi quelli non perfettamente riusciti. In effetti anche nel francobollo la resa non è un granché di questa serie del Vaticano. Consente comunque anche qui, similmente alle serie italiane di San Marino, di ricordare sia Dante sia le tre cantiche. La scelta qui è il canto primo dell'Inferno, Dante di fronte alle tre fiere, Dante e Virgilio ai piedi del Purgatorio, del Monte del Purgatorio, e Dante guidato da Beatrice nel Paradiso. Tutti questi francobolli ovviamente li vedrete ampiamente utilizzati nella collezione collettiva sulla Divina Commedia che è esposta qui a lato, ma per poter raccontare tutti i canti, tutti i 100 canti della Divina Commedia, vedrete, abbiamo fatto ricorso anche a tanto altro materiale, non bastavano questi 78 francobolli, però se li volete vedere dal vivo li vedrete utilizzati più di una volta nelle collezioni che sono esposte qui nella sala di fianco. Arriviamo agli Stati Uniti. Questo è un francobollo piuttosto importante perché è probabilmente il francobollo dantesco che ha ottenuto la maggiore diffusione, fu stampato in più di 100 milioni di esemplari, anche qui fortemente promosso dalla Dante Society of America, che fece pressioni al Congresso degli Stati Uniti. Il programma di emissione dei francobolli negli Stati Uniti era deciso dal Congresso e fu disegnato da un illustratore americano, Gosling, basandosi su un dipinto fiorentino anonimo che è conservato alla National Gallery of Art di Washington, che è noto come ritratto allegorico di Dante, però vedete che poi lì, cioè che nel dipinto originale c'è il Monte del Purgatorio sullo sfondo, mentre lo sfondo di quello del francobollo è un po' più articolato, alle fiamme dell'inferno e probabilmente Firenze, e insomma una rappresentazione un po' più, diciamo giusto uno spunto, ecco quello che fu tratto dal dipinto originale. Arriviamo a questa emissione di Monaco che è particolarmente interessante perché nei tempi moderni è uno dei pochi casi in cui un'amministrazione postale ha chiesto a un artista, Pierrette Lambert, una illustratrice soprattutto di banconote e francobolli, ne ha su attivo oltre 1300, tuttora vivente, ultra novantenne, che realizzò delle immagini fortemente evocative, canto primo dell'inferno, Dante con la lonza, Dante e Virgilio che attraversano lo Stigio, sempre dall'inferno, e poi un'immagine dal purgatorio, Dante con le anime dei penitenti e Dante e San Bernardo del canto 26esimo del Paradiso. Sicuramente la scelta di avere un artista che si dedicasse in prima persona a sviluppare il tema è stata felice perché ha scelto una composizione artistica conforme alle dimensioni del francobollo. Pierrette Lambert, dopo aver disegnato circa 1300 francobolli, alla fine degli anni 90 decise di smettere di farlo perché lei riteneva, un po' come Mezzana di cui vi parlavo prima, che il disegnatore di un francobollo deve essere anche colui che ne compone i cartigli, le scritte, i valori di affrancatura e le decorazioni. Cioè, nella dimensione come di un poster, un francobollo deve essere realizzato dall'artista in tutte le sue parti. Qui lo poté ancora fare, e infatti scelse se vedete, le scritte sono collocate in modo da non essere invasive però ben visibili rispetto ai colori di fondo. Non riuscì più ad avere questa autonomia negli anni 90 e per questo motivo abbandonò appunto il disegno dei francobolli. Andiamo verso la fine per vedere ancora alcuni casi in cui si fece ricorso invece a opere d'arte pittoriche ispirandosi o
veramente riproducendo come tali opere. Il Paraguay nel 66, per esempio, si ispira al famosissimo dipinto Dante Beatrice sull'Arno di Harry Holliday, che è conservato alla Walker Art Gallery a Liverpool, però come vedete il disegnatore non è stato molto felice, diciamo, nel rendere l'opera del pittore. In questi casi non si sa mai se è per evitare di dover pagare dei diritti di riproduzione o se per non buona capacità artistica. Nel 72 l'Italia presenta le prime edizioni della Divina Commedia, tra cui la Folignate, di cui parlava la dottoressa Giallombardo, che fu stampata nel 1472 da un tipografo tedesco, Neumeister. Altre due edizioni sempre di quell'anno, quella mantovana e quella, si pensa, Jesina, l'unica stampata da un tipografo italiano. Queste rappresentazioni, diciamo, dei cartini iniziali è l'unico caso, praticamente l'unica emissione in cui la Divina Commedia viene rappresentata per il suo testo nei francobolli, anche qui ricorrendo alla stampa. Si arriva poi alle missioni, proprio ad altre missioni che hanno un'ispirazione appunto con opere d'arte. Il Paraguay, per esempio, ricorre alla Commedia Illumina Firenze, opera di Domenico di Michelino, conservata a Santa Maria in Fiore, di cui riproduce un particolare, perché il francobollo nelle sue dimensioni non consente di illustrare spesso totalmente un quadro, quindi è necessario ricorrere a un frammento di esso, quello più rappresentativo. Scelta simile la fa la Cambogia, ricordando i 500 anni della nascita di Raffaello, e prende un dettaglio del Parnaso, delle stanze vaticane, in cui si vede Dante insieme a Omero e Virgilio. Mentre invece più tradizionale è la scelta della Bulgaria del 98, che nel ricordare della Croix, diciamo, mostra quasi nella sua completezza il famoso Dante e Virgilio all'inferno, che si trova al Louvre. Infine, nel 2009 arriviamo all'emissione della nostra, più vicina a noi, che se volete potete anche trovare per l'emissione italiana qui all'ufficio postale qui davanti, l'emissione congiunta fatta da Italia, San Marino e Vaticano, con le appendici cui tre francobolli nel complesso compongono la prima terzina del primo canto dell'inferno, quindi il Vaticano nel mezzo del cammin di nostra vita, e poi San Marino, mi ritrovai per una selva scura, e l'Italia, non so se la scelta è casuale, che la diritta via era smarrita. Anche qui si tratta di una miniatura del codice Urbinate latino, di cui ha parlato la dottoressa Giallombardo. E per chiudere, non c'è il tempo di entrare nel dettaglio, ma Dante ha avuto una vasta illustrazione anche non attraverso ad altro materiale, annulli, cartoline postali, affrancature meccaniche, un po' di tutto il mondo. E quindi, poi anche questo, vi rimando alla mostra che racconta tutti i 100 canti della Divina Commedia, utilizzando in maniera ampia tutto questo materiale. Vi ringrazio, volevo ringraziare ancora la Biblioteca Nazionale per averci ospitato, la dottoressa Giallombardo per la sua dotta, ricchissima, interessantissima presentazione, e ridarei la parola al generale Cravarezza per completare la giornata. Grazie. Ben ritrovati, allora, amici vicini e lontani. E siamo arrivati al momento fondamentale, che è quello di cominciare a conoscere i fatti. E allora ringraziamo i nostri bravissimi conferenzieri, per quello che è stato oggi il dottor Paolo Guglielminetti, la dottoressa Federica Giallombardo e tutti voi che siete qua presenti. Allora adesso partiamo con quelle che sono le cerimonie delle mostre. La prima di queste cerimonie è sicuramente quello di cominciare a vedere il nostro annullo postale e soprattutto le cartoline che io ho in mano e che voi vedete, ecco, con me,
e dobbiamo fare la funzione del primo timbro ufficiale che presentiamo di questa bellissima mostra e di questo inizio del Dante dantiano. Voi vedete un Dante che guarda, non so se perplesso o meno, la nostra mole antonelliana, che sicuramente è un altro simbolo, non così antico e così prestigioso, ma sicuramente prestigioso per noi. Allora, questa unione è di forza, che ci fa piacere, la uniamo a questa bellissima cartolina che avete visto, che conclude proprio, tra l'altro, che la diritta via era smarrita. Speriamo che non sia così, speriamo che non sia così, e che adesso finalmente abbiamo ritrovato, ecco, dico a tutti, a voi che siete qui presenti e agli altri che vorranno ancora venire magari in giornata, che un distaccamento dell'ufficio postale sarà presente presso di noi, presso questa biblioteca, quindi con ingresso libero e gratuito, come anche tutta la mostra, per poter ritirare questo annullo e tantissimi altri che vedrete, compreso quello di Juvarra, compreso quello di altre mostre nostre interne. Quindi ci farà molto piacere se verrete a trovarci, e per il resto lo troverete all'interno dell'ufficio postale. Allora, io direi, prima di proseguire con questo sfondo, diamo il timbro e poi io ritorno a prendere la parola un attimo, però nel frattempo allora inviterei il dottore, la dottoressa, il direttore non c'è, ma lo fanno loro per il momento, così mentre commento, fanno il timbro postale che... allora, la moglie mi consiglia di andare a vedere, perché io sono di Paradiso, non ci sono. Ricordiamo le donne, prego, tutti con la mano. Devo dire che la dottoressa è una cosa contente. Allora, lo dico per chi è lontano e per chi ci segue da lontano, in questo momento stanno facendo l'annullo postale formale che rimane poi nella storia di questo bellissimo momento di cerimonia. E questo annullo che voi vedete, e voi sapete l'importanza degli annulli, fanno la storia, ecco, nel tempo, e rimarrà per qualche tempo qui al nostro ufficio postale, e vedrete poi con le notizie che vi darò l'importanza, perché probabilmente a settembre ci sarà il francobollo di Dante, e allora questo annullo diventerà ancora più importante quando sarà sul francobollo di Dante, che sarà presentato probabilmente anche in questa biblioteca, perché finiremo questa mostra col botto, come si suol dire, e cercheremo, dato che questo bollo sarà e girerà per tutta l'Italia, e questo francobollo sarà per tutti, però da noi a Torino desideriamo che abbia un momento di particolare attenzione, di particolare sensibilità da parte della città di Torino, perché Torino, pur non essendo, chiamiamolo così, legata con particolare vigore alla lingua toscana, però sappiate che proprio nel 1570 il Ducato di Savoia, che aveva la lingua francese allora come prevalente, decise con Emanuele Filiberto, quando ritornò a prendere Torino, di differenziare le lingue del Ducato, e dando la prevalenza a quella dell'italiano toscano, che era nato proprio con maggior vigore con Dante, e pertanto fece prevalere la sua propensione per l'estensione verso l'Italia. E io ho sempre considerato questo momento molto fondante e particolare, per quello che, anche se non ancora gli storici in questo senso, ma che sia stata un po' l'aurora d'Italia con questa introduzione, con questa volontà di Emanuele e di Emanuele Filiberto di partire in questo senso,
e nel contempo anche la vittoria del 1706. Allora, vista e fatto l'annullo, io andrei avanti velocemente adesso con presentarvi quello che è il futuro. Non va avanti, caro Tom? Eccolo, è andato troppo avanti. Allora, adesso entriamo in mostra, va bene? Adesso alcune immagini velocissime per tutti voi e per quelli che sono a casa, che non hanno la fortuna come noi di poterla andare a vedere. Questo è il colofon della mostra. Come ingresso, per chi entra in mostra vedrà le immagini dei libri, dei volumi danteschi della biblioteca, e con questi poi si entrerà nella mostra filatelica, che vi hanno raccontato, fatta da tanti, quindi porta l'idea, la capacità, l'immaginazione, la fantasia, la storia di tantissime persone e di tantissima storia nostra, e quindi ecco, lo vedrete. Allora, questa mostra durerà fino a settembre, fino al 16 settembre. Noi il 15 avremo una grossa presentazione qua all'interno, Dante per nostra fortuna, speriamo che in quell'occasione ci sia anche il francobollo nazionale di Dante da presentare. Sarebbe quindi per una bellissima chiusura della nostra mostra. Allora, mentre ci prepariamo ad andare con la mostra, vi dico anche che ci sono tutti i libri danteschi della regina Elena, che la Biblioteca Nazionale conserva una grande parte della Biblioteca Nazionale della regina Elena, e proprio a chiusura della mostra dopo il bookshop potrete vedere anche questi libri della biblioteca che assieme ai suoi ha voluto esporre in questa occasione. Allora, questo è l'annullo postale che abbiamo appena visto, con la cartolina simbolo e con l'annullo postale sopra. Allora, vi ricordo a tutti, i lontani in particolare, per qualunque cosa, informazioni o prenotazioni per venire, la mostra è gratuita. Info e prenotazioni www.ablut.it e eventi.ablut.it per scrivere. Poi ci sono i siti della biblioteca, basta andare sui siti della biblioteca. Io direi che con questo abbiamo terminato la nostra presentazione e invito tutti adesso a seguire i nostri curatori alla mostra per il taglio del nastro. A questo punto, taglio del nastro. Grazie a tutti, vicini e lontani, e alla mostra, inauguriamo. Buona giornata a tutti!